cazzato. Basta che metti un punto solo e gli altri li metti tu, perché sì, sì, viene... no, va bene, va bene. Io sono un po' autistico, devo specializzarmi su... Perché in questo momento di difficoltà, di grossa confusione, l'unica cosa che possiamo, che si può fare, oltre allo stare in casa, è quella di cercare di essere in qualche modo utili a tutti coloro che hanno bisogno. E una delle cose sulle quali si è visto oggi essere estremamente carente il nostro sistema sono le mascherine. Ci siamo ingegnati e quindi diverse associazioni di protezione civile che fanno capo alla provincia di Monza e Brianza si sono ritrovate qui nel pieno rispetto delle norme di distanza e ci siamo ingegnati per costruire 6.000 mascherine nell'arco di un paio di giorni. Abbiamo riscontrato è quello della mancanza di mascherine e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo procurato il materiale idoneo che è quello dei tessuti utilizzati per le mascherine delle sale operatorie da una ditta veneta, una ditta di concorrenza ci ha regalato gli elastici, noi abbiamo comprato fermaglie e pizzatrici e come vedete alle mie spalle ci sono i volontari di protezione civile del Monza e Brianza che oggi e domani a ripetizione monteranno e faranno queste mascherine che poi vedrete quella che indosso io. Come potete vedere tutti noi utilizziamo le mascherine di protezione e anche gli spazi, abbiamo delimitato gli spazi in modo tale che lavoriamo a distanza di sicurezza. Questo è un'altra forma di vivere il volontariato, qua c'è veramente tanto cuore, il cuore dei volontari di Monza e Brianza. Il progetto è nato dal fatto che quando prendevo in mano il mio nipotino di 5 mesi con la mascherina bianca questo incominciava a piangere e allora ho cominciato a confezionarmi questa prima mascherina proprio per non far piangere il piccolino e da questa mia idea poi trasmessa su Facebook ho avuto l'adesione delle ditte che ci hanno dato il materiale ma soprattutto dei colleghi che si stanno prestando oggi, domani e probabilmente anche lunedì e martedì. Abbiamo materiale per produrre 6.000 mascherine che poi verranno distribuite gratuitamente ai nostri colleghi o a chi già ci farà richiesta.